Ultimo giorno di assoluti di primavera a Riccione in compagnia con il CT Cesare Butini, benvenuto su Corsia 4. Grazie a voi, bentrovati. Allora Cesare, un riassuntone di tutto questo campionato fino alla fine delle batterie di stamattina, ovviamente perché ancora abbiamo le finali dell'ultima giornata. Ma è stato un campionato, devo dire, sicuramente positivo. Chiaramente su un programma così lungo qualcosa è andata benissimo, qualcosa bene e qualcosa meno bene, ma abbiamo sicuramente delle ottime indicazioni da tutto. Dico, su tutto penso la cosa bella è aver rotto un muro, il muro dei 48 secondi nella gara dei 100 stile condotto, ma lì si affianca anche le grandi prestazioni ancora di Federica con un buon miglioramento nella velocità e un'altrettanta ottima prestazione ieri nei 200 stile libero. Poi che dire, l'inarrestabile avanzata di Gabriele Detti che continua a migliorare a 14.42, ma soprattutto un 3.43.97 che lo lancia veramente nell'Olimpo dei 400 stile libero. E poi non dobbiamo scordare quello che è stata l'ulteriore grandissima prestazione di Gregorio Paltrinieri nei 1500. Quindi sicuramente le nostre punte hanno dato indicazioni di essere in ottime salute. Abbiamo visto ancora la crescita di qualche giovane e il consolidamento, devo dire, anche di atleti meno giovani. Turrini ha confermato un'ottima prestazione nei quattro misti e lì va sinceramente anche evidenziata la bellissima prestazione di un atleta datato come Luca Marini, che mi fa piacere, è arrivato a Prodate alla qualifica per gli europei ed anche una serie ipoteca in quella che sarà l'eventuale partecipazione a Rio. Quindi devo dire sicuramente un campionato assoluto di altissimo livello, qualcosina dobbiamo mettere a punto, qualche piccola specialità un po' in ritardo, ma fra gli europei che adesso sono fra due settimane a metà di maggio, ma soprattutto con la possibilità di avere l'ultimo tappa di selezione anche durante il Sette Colli, riusciremo sicuramente ad assemblare una grande nazionale per quello che sarà l'obiettivo principale di Rio. Bene, oggi pomeriggio ci sarà la finale dei 1500 metri femminili, dove ci sarà Simona Quadarella, vincitrice dell'edizione di Swinger Best dell'anno precedente, dove abbiamo visto una Simona grintosissima degli ultimi 50 metri, degli 800 stile l'altro giorno. Insomma, anche qualche atleta giovane inizia a affacciarsi e seppur in punta di piedi inizia a dimostrare il suo valore. Ma devo dire non tanto in punta di piedi, perché tu mi dai lo spunto per ricordare, Simona sicuramente ha dimostrato un gran carattere, un'ottima preparazione. Simona Quadarella rientra in quegli atleti giovani che noi abbiamo voluto attenzionare grazie anche al progetto Swim Your Best. Simona insieme alla Franceschi è andata quest'anno a fare un progetto in altura con la squadra più grande e Franceschi ha fatto un grosso salto in avanti, 4.40 nei quattro misti, poco dietro a un'altra grande atleta che ha dimostrato anche lei un altro salto di qualità come Luisa Trombetti, 4.38.5 a pochi decimi dal tempo di qualifica B per l'Olimpiade. Altri giovani comunque hanno dimostrato di affacciarsi adesso nell'Olimpo, anche Miressi, lo stesso Glessi ieri era protagonista in quella che è stata una finale dei 200 misti, quindi sicuramente questa connotazione un po' di atleti giovani che cominciano a bussare forte in quello che è le squadre nazionali assolute sicuramente ci rincuora, perché il progetto che abbiamo avviato di una rigenerazione di quello che deve essere un cambio generazionale per il futuro quadriennio olimpico si sta avverando. E questo è tutto il quadro d'Italia. Una domanda di curiosità: adesso in tutto il mondo si stanno svolgendo trials, campionati eccetera eccetera, qual è l'atleta non italiano ovviamente che in questo periodo ti ha colpito di più? Ma sicuramente ce ne sono più di uno, devo dire. L'australiano che ha fatto 47.04, McVoy, sicuramente l'atleta che adesso ha dato più scalpore, dimostrando una quantità e una densità di prestazioni veramente, veramente importante. Ma tutto il nuoto australiano e diciamo i trials mi hanno un po' impressionato un po' di più. Bisogna dire che per loro è la loro estate, quindi sicuramente sono avvantaggiati in questo momento nel gareggiare. E poi per quello che sarà il completamento del ranking mondiale dobbiamo per forza aspettare i trials americani di fine giugno concomitanti quasi al nostro Sette Colli e lì avremo veramente la dimensione di quello che sarà le battaglie che dovremo sostenere a Rio. Bene, io credo ci sarà da vedere veramente una bella Olimpiade quest'anno in vasca.
Ma sicuramente sarà come sempre una grande Olimpiade, perché l'Olimpiade è il coronamento di un grande percorso, di un sogno importante per tutti gli sportivi, quindi tutti la sentiamo in un modo particolare e tutti diamo il 110% di quello che è il nostro impegno, quindi sicuramente sarà una grande Olimpiade. Noi ti ringraziamo, ti facciamo gli auguri di un buon lavoro e in bocca al lupo ovviamente alla nazionale italiana nuoto. Crepi, grazie e a presto.